Né più né meno la testimonianza di quanto grande sia stata la solidarietà della nostra regione, del nostro paese, dell'Europa tutta e del mondo intero, direi. Noi nei momenti più bui, nei momenti più tristi abbiamo trovato la forza di reagire proprio ricorrendo al calore di tutte le persone che sono intorno a noi, che ci sono state vicino, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla protezione civile. Questi risultati in così breve tempo si ottengono solo se il mondo delle istituzioni funziona. E il mondo delle istituzioni sta funzionando veramente, e questa è una grande emozione, un piccolo regalo che noi abbiamo voluto fare ai nostri concittadini prima di queste giornate difficilissime di Natale, perché potete immaginare che il nostro Natale non sarà un Natale semplice, non sarà un Natale facile, sarà complesso per noi anche solo stare insieme ai nostri stessi familiari, e speriamo che questo piccolo gesto, restituire la nostra Agorà, il luogo dove noi siamo abituati a fare social network, cioè ad incontrare le persone, a parlarci, questo era il nostro social, il nostro corso, lo scalone che abbiamo attraversato, è il posto dove noi, la nostra gente si incontra. Quando si esce di casa qui a Norcia si dice vado in piazza, vado a fare una passeggiata per il culto. Ecco, questo è il piccolo regalo di Natale che abbiamo voluto fare alla città. Il sindaco diceva poco fa che le istituzioni funzionano, questa oggi è la prova. Questo intanto oggi è un segno anche di fiducia e di speranza per, prima di tutto, per i cittadini di Norcia. L'impegno di tante istituzioni e delle persone di queste istituzioni, vigili del fuoco, protezione civile, dipendenti di varie amministrazioni pubbliche, forze dell'ordine, che hanno lavorato a creare le condizioni per riaprire in sicurezza il centro storico di Norcia e anche per mettere in sicurezza i monumenti, perché oggi vedere la Basilica di San Benedetto, che progressivamente, grazie a questo lavoro tecnico di grande qualità, viene messa in sicurezza la sua facciata, è un segno ulteriore di fiducia e di speranza. Poi, grazie al lavoro fatto dal governo, dal Parlamento, l'emanazione dei provvedimenti da parte sia del capo della protezione civile sia del commissario, possiamo entrare anche nella fase concreta della ricostruzione. Grazie.